Allora, saluto Giancarlo Marcotti, intanto naturalmente, Finanza in Chiaro con me, come sempre per questo nostro format, per questo appuntamento. Ciao Giancarlo. Ciao Manuela, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, andiamo a vedere quali sono i titoli che andremo punto per punto ad analizzare. Vabbè, il primo, scenari economici e politici. I mercati tra crisi di governo e Banca Centrale Europea, questi sono i due appuntamenti della settimana. E poi ancora, crisi di governo, ci si chiede se potevamo risparmiarcela. Questa è una bella domanda, mi rendo conto, ma cercheremo di capire quali sono gli scenari futuri. E poi, crisi di governo, come potrebbe tradursi sul fronte economico-finanziario, appunto con il rischio su spread, BTP e il piano della Banca Centrale Europea. Ovviamente sono tutti titoli collegati, ma insomma che portano con loro delle differenze che andremo ad analizzare con Giancarlo. Allora, partiamo dai mercati tra crisi di governo e Banca Centrale Europea. Una settimana molto molto intensa, Giancarlo, contrariamente a quanto di solito si pensa di questo periodo estivo, no? In cui ovviamente i mercati magari riposano un po'. Ecco, non è il caso di questa estate 2022. Allora, beh, per quanto riguarda i tassi, era noto da tempo, diciamo, che la riunione di questo mese della BCE era una riunione importantissima, insomma, era la riunione nella quale si annunciava il cambio di politica monetaria, cioè era 11 anni che non si alzavano più i tassi in Europa. Giovedì prossimo assisteremo al primo rialzo, appunto, dopo 11 anni. Ma naturalmente ne parleremo, dico a lungo, nel senso con i tempi televisivi, logicamente. Per Sì. quanto riguarda invece la politica interna, per alcuni è stato un fulmine a ciel sereno, per altri invece qualche cosa di programmato da tempo. Fatto sta che nessuno ha la verità in tasca in questo momento, cioè nessuno sa se dopo mercoledì Draghi continuerà ad essere il nostro presidente del Consiglio oppure l'esecutivo finirà. Naturalmente sappiamo che anche se sarà una crisi di governo, il governo rimarrà in carica per tutte l'operatività ordinaria, quindi sappiamo che Certo. fin quando non ci sarà un nuovo Parlamento e quindi poi un nuovo governo, comunque un nuovo Parlamento, l'attuale Parlamento comunque rimane in Sì, carica non è che e vota le non è che leggi. tutti vanno a casa, insomma, il Parlamento rimane vuoto. Questo hai fatto bene a ricordarlo, no? Nonostante poi gli scossoni che potrebbero esserci, ma ci arriviamo. Certo. Ora, per appunto rimanere in casa nostra, dobbiamo capire che cosa è successo. Cioè, ufficialmente Draghi ha avuto questa reazione, quindi è andato è salito al colle per rassegnare le proprie dimissioni, dopo che i senatori del Movimento 5 Stelle non avevano votato, attenzione, qua io vorrei sottolineare Sì, la cosa, non sì. avessero votato contro. Non avevano votato il decreto aiuti, cioè erano usciti dall'aula in pratica. La maggioranza è talmente forte che se anche il Movimento 5 Stelle, come è successo, non votava, quel decreto comunque sarebbe stato approvato ed è stato approvato con una ma larghissima maggioranza. Quindi teoricamente la crisi è un po' particolare, nel senso che le crisi di governo si hanno nel momento nel quale il governo non ha più la maggioranza. In questo caso il governo non ha mai perso la È maggioranza. Quindi vero, è vero. questa è la cosa da sottolineare. E sì, certo, non è che non sia successo niente, cioè uscire dall'aula e non votare è comunque un segnale di sofferenza di quel partito, cioè il Movimento 5 Stelle, cioè fa capire che non è proprio d'accordo con la linea del governo. Però ripeto, la cosa fondamentale è che loro non hanno fatto andare in minoranza il governo. Quindi questa è la cosa da sottolineare. Io a questo punto farei un ragionamento su questo aspetto, un ragionamento nel senso su come ha agito Draghi. Cioè, certo,
la linea che passa è Draghi è una persona integerrima, per cui non può sopportare una cosa del genere, lo vede come un voto contrario, non come un'astensione, e reagisce nella maniera istintiva, molto più insomma dura, non soft, e rassegna immediatamente le dimissioni. Poi, piccola cosa da aggiungere, ma ne parleremo ancora. Ma questo significa che Draghi, scusami Giancarlo, così almeno seguiamo tutti i ragionamenti perché sono importanti, che Draghi aveva, insomma, covava questa decisione già da tempo. Certo, la situazione, diciamo così, si è fatta più tesa proprio con questo botta e risposta con il Movimento 5 Stelle, però come hai detto tu la maggioranza c'è. E forse il fatto che la crisi sia particolare, parola che hai usato tu, è avvalorata dal fatto che appunto l'anno prossimo si vota, quindi sono gli ultimi mesi anche, no, di questo esecutivo, quindi come dire, una crisi che si poteva evitare, e quindi Draghi ci ragionava già da un po', secondo te? Emanuela, tu da bravissima giornalista vai immediatamente al punto, io ci giravo intorno, ma tu giustamente, brava, mi hai detto, beh, andiamo al nocciolo. Draghi, non sapevo volessi arrivare lì, evidentemente è quello il punto. Ecco. Ma io non ho mai fatto il giornalista, quindi ho questa... invece tu sei andata immediatamente al punto, che è la verità. Allora, Draghi cercava questo incidente perché di starsene in politica in Italia ne ha piene le tasche, come aveva detto, o comunque come sembra avesse detto, perché è una frase che viene riportata, ma non è stata detta in una maniera ufficiale, però qualcuno ha detto che Draghi avrebbe appunto usato questa frase, ne ho piene le tasche, quindi cercava l'incidente diplomatico per dire va bene, adesso me ne vado. Allora, con ogni probabilità, anche perché qua il tempismo è di un certo tipo, io ho avanzato questa ipotesi. Allora, a novembre doveva scadere il mandato di Stoltenberg come segretario generale della NATO. Sì. Stoltenberg già da febbraio è stato anche così incaricato gli hanno, diciamo, già attribuito la poltrona di governatore della Banca Centrale Norvegese. Già determinato questo fatto a febbraio, ma diciamo doveva entrare in carica a settembre. Quindi di fatto Stoltenberg deve lasciare quel posto. Il posto di segretario generale della NATO è normalmente attribuito ad un ex primo ministro. Stoltenberg è stato primo ministro della Norvegia. E Draghi, in tempi non sospetti, quando si parlava se alla fine di questo governo, alle prossime elezioni, Draghi avrebbe fatto come Monti, quindi sarebbe fatto un suo partito e si sarebbe presentato alle elezioni, la risposta di Draghi è stata chiara. Ha detto che non gli sarebbe mancato il lavoro quando finiva questa esperienza come primo ministro. Quindi e lì era già saltata fuori la questione che poteva andare a sostituire Stoltenberg come segretario generale della NATO. Per me questa è la cosa principale. A Stoltenberg gli hanno ulteriormente prorogato la posizione che occupa attualmente come segretario generale della NATO. Secondo me tutte queste cose concatenate fanno sì che appena si liberava Draghi, diciamo, si liberava, sembra brutto, sembra quasi che stia facendo un lavoro di secondo piano, ma insomma, appena Draghi avrebbe lasciato Palazzo Chigi, poteva essere nominato nuovo segretario generale della NATO e Stoltenberg andava a fare
il governatore della Banca Centrale norvegese. Per me questo è la cosa. Poi naturalmente non ho la verità in tasca, è un'ipotesi. No, no, chiaro, chiaro. Ma quindi, per rispondere alla domanda che leggiamo in sovrimpressione, potevamo però risparmiarcela questa crisi, proprio perché, insomma, per quello che hai raccontato tu, perché comunque l'anno prossimo ci sono le elezioni, perché adesso, così almeno affrontiamo anche questo punto, i partiti di centrodestra, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia chiedono di andare a elezioni già in autunno, però sappiamo bene che non è mai successo perché c'è la legge di bilancio, quindi insomma, peraltro situazione che si aggraverebbe a causa di quello che sta succedendo a livello esogeno, insomma, potevamo risparmiarcela? Era difficile risparmiarsela in questo senso. È vero che le legislature dovrebbero durare il tempo che devono durare, quindi in questo caso i 5 anni e chiudere la legislatura all'inizio di marzo, come dovrebbe essere. Però è chiaro che se io so che tra 6 mesi la legislatura finisce, io comincio già la mia campagna elettorale, certo, c'è poco da fare, comincio a distinguermi dai miei alleati di governo oppure dai miei alleati di opposizione, perché quando mi presenterò tra 6 mesi alle elezioni devo prendere i voti io, non i miei alleati, voglio dire. Poi mi farà più piacere che vadano ai miei alleati piuttosto che ai miei avversari, ma insomma, se vado alle elezioni è per prendere i voti, no? Quindi gli ultimi 6 mesi di legislatura sono sempre 6 mesi, tra virgolette, buttati via da un certo punto di vista, così come invece i primi 6 mesi di legislatura sono i 6 mesi più importanti, perché uno ha davanti ancora 5 anni e quindi può prendere le decisioni anche più impopolari. Ma gli ultimi mesi di legislatura assolutamente no. Di conseguenza, per rispondere alla tua domanda, certo, potevamo risparmiarcela, però non dobbiamo stupirci che la cosa possa finire anche mercoledì, ecco. E quindi okay, andare a votare poi 6 mesi prima rispetto a quanto Certo, no, sai, 6 mesi effettivamente, diciamo così, in senso assoluto sono pochi, ma tu vedresti positivamente delle elezioni, ma no, senza considerazioni politiche, intendo dire proprio a livello di calendario, elezioni a ottobre, cioè in autunno, cosa che non è mai accaduta proprio per quello che dicevamo prima, con la legge di bilancio da preparare, eccetera, eccetera. Manuela, allora tu sei giovanissima, io ho diversi anni in più. E io non mi ricordo, allora, di crisi di governo, di governo quanti ne ho viste? Non lo so, dico 40 per dire un numero, insomma. Beh, un numero elevato. Solo negli ultimi anni ne abbiamo visti un po', quindi insomma, esatto, immaginiamoci. Quindi insomma, tante. E io obiettivamente, Manuela, non mi ricordo una crisi di governo in cui non si sia detto proprio in questo momento, con tutte le cose che ci sono, sempre, ogni volta, chi non voleva andare alle elezioni diceva che non era il momento giusto per andare alle elezioni. Quindi il fatto del momento giusto per andare alle elezioni, chiaro, se arriviamo a fine legislatura a marzo, dico, è la Costituzione che ci dice, ci impone di andare alle elezioni, perché i governi in Italia devono durare al massimo 5 anni. Ma quando si va delle elezioni anticipate c'è sempre chi dice non è il momento per andare alle elezioni anticipate. Quindi capisco, insomma, hai capito la mia... No, chiaro, no, ho capito assolutamente benissimo, cioè non è mai il momento giusto per una crisi di governo, però prima o poi si deve cambiare. Senti, ti faccio una battuta, poi andiamo a vedere altri risvolti. No, non c'è mai una sfida tra me e te, ma se vogliamo far finta che ci sia, l'ho un po' vinta io, perché io ti avevo buttato lì l'ipotesi che già in estate si sarebbe aperta una crisi di governo, ricordi? Avevamo parlato, ma ve lo sto dicendo ovviamente con un sorriso, della crisi che aveva aperto Matteo Salvini nel primo governo Conte, proprio, vabbè, lì era Ferragosto, era un po' più avanti, però a luglio, diciamo, si è manifestata questa crisi, quindi era diciamo nelle attese, dai, mettiamola così, senza girarci troppo intorno. Però sono contenta di aver vinto questa piccola sfida con
te, perché è difficile vincere le sfide con te. Allora, Giancarlo, andiamo a vedere l'altro titolo che ci fa rimanere sempre sulla crisi di governo, ma ci porta a comprendere anche come, non indipendentemente, ovviamente dovremmo vedere qual è lo scenario che viene a profilarsi, però cosa potrebbe succedere da un punto di vista più economico, più finanziario, a partire dallo spread, dai BTP, quindi titoli di Stato, insomma, quello che potrebbe succedere alle nostre tasche. Allora, Emanuele, tu sai che io ascolto sempre molto volentieri Andrea prima di me, perché, lo ribadisco sempre, è una delle persone che stimo maggiormente, una bravissima persona, poi insomma con una grande conoscenza della materia della quale parla, eccetera, così. Dato che l'ho sentito appunto qualche minuto fa, volevo immediatamente, ripeto, dopo aver fatto tutti i complimenti doverosi ad Andrea, ma è chiaro che se io ridico le stesse cose, insomma, annoio il pubblico e quindi devo andare a cercare il pelo nell'uovo, cioè quella cosa nel quale, non che non mi trovo d'accordo, ma insomma ho una visione leggermente diversa. Lui ha detto che è stata creata la bolla nel 2021. Io dico che nel 2021, diciamo che è arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma questa bolla è stata creata in tutti gli anni successivi al 2007-2008. In particolare poi nel 2021, perché dopo appunto la questione Covid i debiti pubblici di tutti gli stati del mondo sono letteralmente esplosi. Quella era il segnale che appunto si andava in una bolla speculativa. Oggi ci siamo, ripeto, è una sottigliezza, perché anche Andrea penso che concordi con me che non sia tutto cominciato nel 2021. Nel 2021, ripeto, è stato il clou. Ora, quindi lo dico per, mi aggancio adesso alla tua domanda, perché questa bolla è chiaro che è alla base dell'inflazione che stiamo vedendo. Altra piccola cosa, noi diciamo sempre che l'Europa è in ritardo, cioè che anzi, che la BCE è in ritardo, che la Fed agisce sempre con anticipo e che noi dovremmo, ecco, è così ed è giusto che sia così, perché? Perché anche i cicli economici hanno questo, cioè noi siamo sempre a rimorchio della Fed, degli Stati Uniti. Quindi per forza, così come la nostra ripresa economica segue gli Stati Uniti, le crisi nascono dagli Stati Uniti e poi arrivano anche in Europa, così ovviamente ciò che mettiamo in campo per combattere le crisi arrivano sempre dopo rispetto agli Stati Uniti. In più noi abbiamo una situazione economica obiettivamente peggiore rispetto a quella degli Stati Uniti, quindi aumentare i tassi come hanno fatto gli Stati Uniti era praticamente impossibile. Io spero che, l'ho detto, aumentare i tassi sarà inevitabile ed è diventato inevitabile per tutte le cose che sono successe. Però dobbiamo sempre tenere presente, attenzione, che la medicina non sia troppo forte, certo. Ma a volte sappiamo che anche le medicine hanno fatto danni anziché... Diciamo che appunto, considerando che si sono fatte delle cose un po' in ritardo, adesso si è presa questa rincorsa perché ovviamente la situazione è un po' peggiorata, però appunto si rischia poi di saltare dei passi, no? Degli step, questo traducendo in termini proprio terra terra. Beh, traducendola in numeri, qua adesso noi dobbiamo capire se giovedì la Lagarde ci dirà che i tassi aumentano di 25 centesimi oppure di 50 centesimi. Esatto, le attese sono per 25, cioè quello che aveva annunciato, però bisogna vedere poi appunto cosa succederà. Allora, io ritengo, sono della minoranza che ritiene che li aumenterà di 50 centesimi. Anche per allinearsi un po', scusa Giancarlo, anche se le situazioni sono diverse, anche per allinearsi un po' alla Fed? Esatto.
E poi anche perché se le aumenta di 25 centesimi il minuto dopo, non il giorno dopo, il minuto dopo che annuncia 25 centesimi, il discorso è quando sarà il prossimo aumento, e sarà senz'altro a settembre. Quindi fare 25 centesimi per un mese e mezzo, due mesi al massimo, perché poi a settembre dovrai per forza fare di nuovo un aumento, e non è detto di 25 centesimi, magari di 50, allora tanto vale fare 50 centesimi subito. Quindi io sono per i 50 centesimi. Detto questo, sono per essere più prudenti rispetto alla Fed. Primo, perché abbiamo un tasso di inflazione anche inferiore rispetto, certo, agli Stati Uniti. Cioè gli Stati Uniti hanno veramente un tasso di inflazione veramente molto alto, e sia perché la nostra situazione economica non è paragonabile a quella degli Stati Uniti. Cioè gli Stati Uniti fino a pochissimo tempo fa, per esempio, avevano dei dati economici estremamente positivi, soprattutto per quanto riguarda il mercato del lavoro, cioè avevano pochissima disoccupazione. Quindi, voglio dire, si possono permettere un aumento dei tassi molto più aggressivo rispetto all'Europa. Noi dobbiamo, ripeto, aumentare anche noi, perché io l'ho sempre detto, i tassi a zero sono un abominio, però dobbiamo anche stare attenti, appunto, che la medicina non sia troppo pericolosa. No, ecco. Certo, infatti, vabbè, poi peraltro prima ho detto per allinearsi alla BCE non sarebbe un allineamento ma una sorta di rincorsa alla Fed, però appunto la situazione è diversa sia da un punto di vista dell'inflazione, anche se anche in Europa, insomma, ce la stiamo mettendo tutta per raggiungere il livello dell'America, ma soprattutto da un punto di vista economico, insomma, siamo in due situazioni differenti. Quindi, insomma, che suggerimento dai in questo momento a chi ci segue? Prima si è detto, per esempio, guardare minuto per minuto, cosa che bisogna sempre fare, ma effettivamente è così? Peraltro una settimana che è divisa in due, no? Perché la BCE e l'informativa di Draghi fanno un po' da spartiacque rispetto magari alle considerazioni che abbiamo fatto fino a questo momento. Certo, allora, per quanto riguarda noi in particolare, cioè l'Italia, è chiaro che 25 centesimi o 50 centesimi fa una certa differenza. Cioè noi al solito, essendo fanalino di coda, eccetera, così, abbiamo bisogno ancora di tassi bassi, noi parlo come Italia, no? E quindi diciamo, tifiamo per i 25 centesimi, speriamo che la Lagarde sia molto cauta e così via. Ora, secondo me, ecco, pur non essendo un grande stimatore della Lagarde, però bisogna riconoscere che lei si trova in una situazione veramente difficile. Cioè Draghi, tanto per essere chiari, gli ha lasciato un'eredità non da poco. Poi è stata pure sfortunata che con la storia Covid, eccetera, però già la situazione precedente non era per nulla facile. Quindi si è trovata in una situazione in cui adesso, tra i paesi e i grossi paesi, non i piccoli, attenzione, tra i paesi dell'Unione Europea e soprattutto tra i paesi dell'Eurozona, ci sono cioè necessitano delle politiche monetarie differenti, e questo mette in grave difficoltà la Lagarde. Cioè, ricordiamo sempre che la Fed è, pur che ci siano diverse Fed, sapete che la Fed è, ci sono 10 Fed differenti nei sì, vari sì, stati, ma, sì, sì. Ma la Fed, però, insomma, prendiamo Jerome Powell, ecco, è il segretario della Federal Reserve, cioè della banca centrale di un unico stato. La povera Lagarde, la definisco così, è presidente di una banca centrale formata da 19 stati differenti, e tra un po' 20, perché entrerà la Croazia. Per cui ha senz'altro un compito più difficile, perché questi 19 stati differenti hanno a volte necessità di politiche monetarie differenti, e lei deve mediare tra uno e l'altro. È vero, anche questo bisogna
Ammettolo, per quanto magari su certe cose si sia arrivati in ritardo, però chiaramente bisogna sempre prendere le misure, no? Con tutto. Giancarlo, beh, Ma questo difendila se... anche tu, Manu, difendila No, anche ma tu. allora, sì, cioè assolutamente, nel senso che sono d'accordo con quello che tu dici, fermo restando che Christine Lagarde non ha bisogno della mia difesa, però anch'io la vedo come te assolutamente su certe cose. È chiaro che, ma non solo la Lagarde, anche Powell, la Fed, ma che poi noi parliamo di loro perché sono i governatori, ma non è che decidono da soli, no? C'è il board e quindi di conseguenza bisogna anche fare la sintesi rispetto non solo alle situazioni variegate, no? Che arrivano dai vari stati o paesi, ma proprio anche rispetto alle decisioni del board, cioè l'unanimità è spesso difficile da raggiungere, quindi bisogna chiaramente raggiungere dei compromessi. Figuriamoci in un contesto così complicato e che cambia di giorno in giorno. Prima dicevamo bisogna valutare minuto per minuto, e beh, lo devono fare anche loro, mica solo noi, eh? E quindi la differenza è che loro devono proprio prendere decisioni che vanno poi a toccare tutti quanti. No, no, ma quindi questa è la difesa, tra virgolette, maggiore. Ok. No, no, sono Guarda, d'accordo con te. In Manuela. questo caso non c'è nessuna sfida. Adesso hai paura di perdere ancora, vedo. No, assolutamente no. No, lasciami dire questa cosa Sì, che, vai. alla quale tengo. Cioè, io ho ricordato proprio nel video di ieri che nel 2007-2008 un Sì. altro francese era alla presidenza della Sì. BCE, era Jean-Claude Trichet, e prese una decisione assurda, veramente insensata, di aumentare i tassi il 9 luglio del 2008 in piena bolla speculativa, in piena crisi economica, stava saltando tutto il mercato finanziario, e questo anziché abbassare i tassi li ha aumentati. Ecco, in quel caso, cioè era solo per dire che nella mia, tra virgolette, difesa Lagarde, perché non è che sia un estimatore proprio No, no, della no, Lagarde, ma però è voglio dire che giusto. lei non ha ancora fatto errori gravi, mentre abbiamo assistito a errori gravi, soprattutto del suo predecessore nel 2008 e anche nel 2011, quando hanno aumentato i tassi proprio nel momento nel quale saltava fuori la crisi greca. Quindi un Ok. altro errore. Per ora la Lagarde errori di questo tipo non li ha fatti, poi vedremo in futuro. E invece, nonostante non abbia fatto errori di questo tipo, noi in Italia, e io penso solo per incensare Draghi, continuiamo a dire che Draghi ha fatto molto meglio della Lagarde. Personalmente Ok. questa cosa non la vedo. Ok, va bene Giancarlo, sei stato preciso e chiaro come al solito. Ricordiamo sempre che potete seguire Giancarlo Marcotti attraverso i suoi video con Finanza in Chiaro, naturalmente vengono approfondite tutte queste tematiche e poi il fatto di Marcotti sulle fonti TV in diretta e naturalmente sui nostri canali, sia sul nostro sito lefonti.tv e sia sul nostro canale YouTube a cui potete iscrivervi, anzi fatelo così avrete sempre le notifiche rispetto a quello che pubblichiamo. Giancarlo, grazie e alla prossima settimana. Grazie Grazie a te e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. mille.